Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Alpha Zaffiro Random Ezreal Nuzlocke cure limitate. Siamo nel bel mezzo della pioggia torrenziale causata da Kyogre nello scorso episodio, dato che si è risvegliato, ha detto mi avete disturbato il sonno ed io faccio quello che mi pare. Dobbiamo arrivare a Ceneride. Per arrivare a Ceneride, se non sbaglio, si può passare anche per di qua, vero? Bisogna usare sub, questo è certo. Da ste parti qua mi pare che sia più o meno. Beh, l'entrata sì, è davanti al blocchetto rosso che vediamo sul secondo schermo. Ah, ci sono delle Audisk lì che stanno amoreggiando. Ed ecco l'entrata per Ceneride. Non abbiamo praticamente perso tempo. Bene, bene. Direi di dirigerci prima al centro Pokémon in modo da levare Charizard, che è andato cappottato. Che bisogna fare, cottetato? Salamence. Ci riproviamo? Che dici? Quale che sia il Pokémon in cui Kyogre è stato trasformato, beh, direi che è chiusa la palestra. Oh no. Direi che lo catturo comunque con la Master Ball. Non voglio perdere tempo a combatterlo. Non c'è bisogno di perdere tempo a combatterlo. Quindi, tant'è. Allora, devo dirigermi immediatamente alla grotta. Eccoci qua. Oh, ciao Link, ti stavo aspettando. Bene, questo qui è un amico tuo? Buongiorno. Che succede, capo? Guarda che vestito, quanto è chic. Sono il capo palestra di questa città, mi fa piacere. Dai uno sguardo alla città prima che venga sommersa da questa pioggia, Questa pioggia non è normale, fa paura. Se aspettiamo un altro po', mi sa che ci avvicinano da tutti, Eh già, siamo qui. Il Team Magma è il Team Magma. Il capo. Però forse sì, il capo rappresenta l'intero team. Sei sicuro di voler affidare la salvezza del mondo a questo bambino? Beh. Ah, mi dà anche la tuta. Mi veste Ada? Signorina, non può toccare un minorenne. Questa tuta serve per immergersi nelle profondità della terra. Sì, in effetti andiamo a cavallo di Kyogre o Groudon, a seconda della versione, quindi ci sta. La gemma rossa da sola non è sufficiente per raggiungere il cuore di Uen, dove si trova Kyogre. Ci vuole anche la tuta, ed è quello che ho appena spiegato ai miei amici a casa. Oh, c'è anche Vera. Vuoi venire a fare un picnic con me? Andiamo al centro della terra e boh, ci mettiamo lì magari distesi un attimino a contemplare il panorama delle grotte. Vabbè, niente, vabbè, io vado, Ah, perché quello che dovevano dire probabilmente l'hanno detto, quindi vai con coraggio, eroe. Ma ste fiaccole chi l'ha accese, scusatemi. Ah, per sapere. Oh, c'è. Cosa? C'era un altro luogo qui. Questa è una cosa da aggiungere a quelle cose che non mi ricordavo. Ma questo è veramente importante, cioè lo scorso video, non mi ricordavo il design della nuotatrice, sti cavoli. Ma qua proprio un intero posto. Cioè, vabbè, che si scendeva, sì, ma il percorso lì a fianco cos'era? Un Conkeldurr, wow. Qualcosa mi dice che è arrabbiato. Non so, però è così, un sentore. Non ne sono proprio sicuro. E ho capito però, basta, ho capito con sto terremoto e ste urla. Basta. Ecco, oh. Fatti vedere, bro. Cioè, ma che figurini che siamo. Ma guarda qui che bellini.
Mamma mia. Beh, Game Freak, insomma, le sue cose le faceva. Però qui la programmazione era più facile, non è un gioco 3D su console come Nintendo Switch. Il tempo che ci voleva era inferiore. Ninkada. Però si può evolvere, dai. Quindi questo lo mettiamo in squadra. Soprannome Kyogre Fake, penso che sia un bel nome. Si addice. Salve, sono l'eroe! Acclamatemi! Dai, moccioso. Visto che sei riuscito a usare questa gemma rossa, ti affido anche questa. La gemma blu. Dopo questi avvenimenti la vita Wendo non sarà più la stessa. E proseguendo il tuo viaggio te ne renderai conto. Però, perché non affronti la palestra di questa città? Sì, Adriano è molto forte. E tiro anche questo oggetto che mi è caro, il flauto Eone. Latios volerà subito da te. Potrà salirgli in groppa e volare nell'ipersfera, proprio come quando siamo andati all'isola remota. So che anche tu ti impegneresti con i tuoi Pokémon per creare un mondo migliore. Beh, è stato bello, eh. E così siamo di nuovo io e te, Link, sei davvero in gamba. Ci vediamo in giro. Bene, è il momento di affrontare la palestra di Ceneride. Vediamo un po' che succede qua. Oh cielo. Oi oi oi, oi oi oi, calma. Allora, se non sbaglio era così primo. Tac, sì. Primo è facile. Sì, primo è facile. E secondo che è un po' più complicato. Questa com'era? Va bene, sì, ci siamo così, fin qui tutto bene. Ok. Sì, andiamo bene ancora. Ah. Pa 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 pa. Nice. Oi oi, guarda. C'ho proprio l'idea in testa io. Perché ora poi, no? Fai così. Poi vieni qui, vai giù. E ti sposti di qui. Poi fai così, no? Uguale di qua. È lo stesso ritmo. Tac, tac, tic tac. E tic tac anche qui. E poi vai su. Oh, vedi? Proprio liscia, liscia, liscia si fa questa, vedi? Senza cadere, mi raccomando, eh. Tac, 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 tac. Facile. Easy. Hello, bell'uomo. Che fai qui? In posa? Posa da JoJo? Lascia che mi presenti di nuovo, io sono Adriano, il capo palestra di Ceneride. Non so bene come dire, ma è un'era diversa. Deve essere successo qualcosa di importante nella Grotta dei Tempi. Beh, lo scoprirò fra poco lottando con te. Forza, fammi vedere quello che sapete fare tu e la tua squadra. Io ti farò assistere al grande spettacolo di illusione d'acqua. Ideato da me e dai miei Pokémon.
Non so se era più eccitato o estasiato. Una delle due, Rich Kid. Zapdos e con B? Damn, boy! Vabbè, però Zapdos no. Devo attaccare Zapdos con tutte le mie forze. E con B già se ne va. Oddio, questa palestra mi sa che. Campo erboso. Ah, ok. Questa palestra potrei davvero perderci un Pokémon. Ok, non male. Scraggy, ok, stiamo tranquilli ancora, stiamo ancora tranquilli. Vado di surf, che attacco entrambi e foro dimensionale su Zapdos. Scraggy, bravo Scraggy, complimentis. Acquascolo che mi aumenta l'attacco speciale per foro dimensionale. Ok, raggio scossa. Dolore, 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 dolore. Vai, grande. 50 Rocciorollo, che bello. Allora, ha uno Psyduck. Ok. Ok, Teravolt, però calma. Stiamo tranquilli, stiamo buoni. Potrebbe essere Pericolos. Facciamo. Ok. E rullo duro su Scruggies. Ok, Scruggy, 2 volte protezione, probabilmente ha solo quella, eh. Non si sa mai. Comunque, siamo a meno 3. Facciamo meno 4. Dovrebbe essere super effic visto che è buio. È lotta, Scrag. Ah, perché devo. Non è buio. È lotta, sì, ma è anche buio, no? Ho capito, amico mio, però. Due leggendari, ok? Che non è chissà cosa Zapdos di leggenda. Però, porca miseria, amico mio. Cioè, troppo forte. È su Succobarion. Vabbè, l'importante è che vi prende comunque, dai. Ok, acquascolo, grazie. Evita l'attacco Scraggy perché è giusto così. È troppo forte, Succubus. Oh, allora, Scraggy, sei l'ultimo rimasto. La possiamo fare con le buone o con le cattive? Probabilmente sarà con le cattive perché ti dobbiamo prendere a sberle. Eccola là. Palestra easy. Ero preoccupato all'inizio quando ho visto Zapdos. Ma poi è passata subito. Però Zapdos è andato KO, ho detto è fatta. E tanto è. Potevo portarmi Sinincada. Però magari per il prossimo episodio lo faccio evolvere. Che dite? Sì. La medaglia pioggia. Questa mi piace davvero, davvero tanto. Però quella che ho non è così. È un po' diversa. Sì, perché praticamente sono talmente patito di Pokémon che ho tutte le medaglie, tranne quelle della regione di Paldea e quelle di Galar, no? Devo recuperarle. Mi dà cascata, sì, che è quello che volevo effettivamente. E se non lo sapete, cascata c'è anche in prima gen, ma ce l'ha solo Seeking, se non sbaglio. Devo andare a Iridopoli, sì. Beh, Iridopoli poi ha una host che. Ma le sfide, amici miei, non finiscono qui. Ah, mo che ci posso passare tutto quanto solido diventa. Ah, Guido, mi sa che non ci vediamo più io e te, eh. Controlla la scheda dell'allenatore. Se hai tutte e 8 le medaglie. Se non avessi tutte e 8 le medaglie, non potrei stare qui. Guido, dai, sveglia. Aurora, ti è andata male pure stavolta, eh. Non ce la facciamo, tatina. Rassegnati. Kyogre fake! A fior vero, evita il caos delle statistiche degli alleati di tipo erba. Insomma. Levito roccia. Intro forza. Schiaccia tuffo e sostituto. Beh, insomma. Amici, qui termina anche questo episodio. Nel prossimo, evoluzione di Nincada. Vediamo che diventa. E nel prossimo episodio, via Vittoria. E. No, non la Lega Pokémon. La Lega Pokémon nell'ultimo episodio. Perché c'è una sfida importante prima della via Vittoria. Molto importante che metterà a dura prova la squadra. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per i miei social e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!